diciamo, l'analisi della conferenza stampa non è legata esclusivamente solo all'anno in corso, anche se i temi principali saranno legati, sono legati all'anno in corso. Da pochi giorni abbiamo fatto il giro di boa, 2 anni e mezzo, e quindi è un punto importante per un'amministrazione e sicuramente l'analisi è più profonda rispetto al programma elettorale, perché abbiamo già governato 2 anni e mezzo, anche se poi noi siamo al governo da 5 anni, come tutti sapete, quindi ormai inizia a essere un tempo ragionevolmente lungo, e rispetto a questi 5 anni siamo sicuramente estremamente soddisfatti per quello che abbiamo fatto, e soprattutto perché abbiamo dato un governo stabile a questa città, questo lo voglio sottolineare, con un progetto condiviso o no da parte delle, non di tutti, però con un progetto e con un percorso estremamente chiaro, chiaro e tracciato. 5 anni non sto e non voglio neanche ricordare da dove siamo partiti, perché penso che tutti conoscete qual era l'eredità che abbiamo assunto 5 anni fa, e quindi non partirò da quello, partirò da 5 anni che da una parte sicuramente sono stati estremamente, io dico anche fantastici rispetto ad alcune cose, ma insomma, abbiamo governato in questi 5 anni in un momento non semplice, anzi direi abbastanza difficile per tutta una serie di motivi. Il primo motivo è che in questi 5 anni c'è stata un po' una rivoluzione, come dico sempre, nel modus operandi e nel modo di gestire l'amministrazione a livello centrale, anche, no? Tutte le riforme che tra virgolette abbiamo subito, alcune sicuramente positive, alcune diciamo che sono alquanto opinabili da parte nostra e che non ne vogliamo neanche discutere oggi. In questi 5 anni probabilmente gli aspetti tra virgolette più negativi che abbiamo subito è che i governi centrali si sono ripresi la gestione di tutto, cioè oggi con l'ultima finanziaria anche la gestione economica, non solo l'aspetto amministrativo e quindi legato alle funzioni proprie di un governo e di quello che è le attenzioni e le verifiche che possono essere fatte al comune, la Corte dei Conti e quanto altro. Siamo passati in Italia negli ultimi 20 anni da un momento dove tutto era delegato, invece oggi sta succedendo tutto il contrario. Siamo controllati in maniera estremamente minuziosa e con l'ultima finanziaria di fatto saremo controllati in maniera definitiva anche a livello economico. E questa è la realtà dei fatti, no? Il Presidente l'altro giorno ha detto togliamo l'IMU sulle fabbricati agricole, togliamo la TASI, però i comuni non possono aumentare tasse, e quindi questo è praticamente, c'è un'imposizione totale. Oggi le nostre rimesse saranno nel tempo, da questo momento in poi, stabili, cioè sempre quelle. Oggi non c'è un tributo che noi possiamo modificare, nel senso che la TARI è legata a quanto ci costa raccogliere e smaltire l'immondizia, l'IMU sulle seconde case, sui fabbricati e i più importanti industriali è tutta delegata, il 67% dello Stato, no? E quindi la TASI tra l'altro ci è stata tolta, e questo non siamo assolutamente contenti di quello che è avvenuto, perché qui se c'è, i comuni che avevano la TASI al massimo prenderanno la TASI al massimo. Noi che abbiamo una TASI normale, perché questa è la realtà dei fatti, nonostante l'abbiamo alzata pochi giorni fa, 6 mesi fa, dello 0,5, prenderemo quello che ci dà il comune. Quindi se un'amministrazione ha l'idea di mettere in piedi un progetto condiviso con la città, quindi, e avere l'esigenza di avere un gettito maggiore di 1.000 lire, non lo possiamo fare. Quindi, questo è il quadro che
che ci hanno consegnato i legislatori, ed è un quadro estremamente preoccupante, anche perché poi, torno a ripetere, io questi giorni ho sentito alcuni commenti anche da parte dei cittadini rispetto alla DASI, rispetto a tante altre cose che tra l'altro l'anno prossimo non pagheranno. Noi siamo passati da un gettito, ce l'abbiamo anche minuzioso, da parte dello Stato centrale di 13.675.000 nel 2010, e via via è sceso all'attuale 5.691.000. Quindi, e questo da una parte, oggi controllano anche le nostre entrate, hanno bloccato le nostre entrate, dall'altra parte però il gettito è sceso in maniera vertiginosa. E quindi questo per dire cosa? Che forse alcune vicende, alcune sorti nostre, proprie del nostro territorio, saremo in grado di gestirle, altre non so, insomma, hanno visto che in questi giorni sta pure il tema dei 55 nuclei esterni che non ci hanno come comuni. Oggi l'unica risorsa che rimane in mano ai comuni è quella di avere qualche speranza forse su un bando regionale, su un bando europeo, per creare qualche investimento e soprattutto trovare qualche soluzione in questo senso. E noi siamo passati, io che poi faccio un'analisi di alcune cose, anche rispetto a quello che uno potrebbe dire, non è qui, tagliate, non tagliate, sprechi, non sprechi, via di seguito. Noi siamo passati questo. Abbiamo fatto un grande sforzo a una spesa corrente di 51,2 milioni di euro di spesa corrente del 2012 a 46 del 2014, quindi abbiamo agito anche in questo senso, cioè nonostante le difficoltà abbiamo cercato anche di ricondurre la spesa corrente in modo più corretto possibile, evitando sprechi per quanto altro. E a queste vicende ci dobbiamo aggiungere, perché poi sono fondamentali, in questi 4 anni il problema in generale è generato dal sociale. Noi abbiamo dovuto affrontare una rivoluzione amministrativa da parte dello Stato, minore risorse, controllo da parte dello Stato queste cose, e però siamo quasi lasciati soli nel gestire queste vicende. Io dico che in questo senso abbiamo dato delle risposte eccezionali in questi 5 anni, perché non so quanti bilanci in Italia finanziano il sociale in questo senso. Però poi discutere e parlare di questo momento, la città di Aprilia, perché poi i punti sono la città di Aprilia, sta gestendo numeri mai visti, 47 minori, hanno un costo mensile estremamente elevato. Noi viaggiavamo al 50% negli anni delle missioni, e come siamo stati lasciati soli anche alla gestione, nella gestione del RSA. Noi siamo passati al 2012 a una spesa di 544.000 euro, oggi siamo a 1.100.000. Perché alcuni nostri nonni anziani vengono praticamente ricoverati, che chiaramente c'è necessità, ma tutto questo poi viene lasciato in carico totalmente al comune di residenza, in questo caso il comune di Aprilia. Noi per i minori riceviamo un contributo di 158.000 euro a fronte di una spesa di 1.200.000. Quindi questo era il cappello di questi 5 anni, prima dall'arresto d'era, adesso tutti 2 anni, il cappello di queste vicende, e queste sono vicende che ci preoccupano se non c'è un'inversione di tendenza in generale rispetto alla gestione propria di un sindaco, dell'amministrazione di un comune, alle rimesse dello Stato, della Regione
e soprattutto quello che sono i numeri estremamente elevati del sociale. Tutte le altre iniziative che abbiamo messo in piedi le conoscete tutti, quindi l'emergenza freddo, oggi pure, io me ne sono accorto oggi, abbiamo firmato la nuova convenzione con il distretto, cioè il sindaco di Cisterna, di Ricordi Rocca Massima, ad esempio per la 162 che gestisce grandi disabilità, gli altri comuni, noi prendiamo un contributo di 4.000 euro a persona, noi siamo l'unico comune che gli diamo 5.000, quindi ci abbiamo aggiunto anche 1.000 euro, capendo che le famiglie rispetto a queste cose, quindi sono tutti elementi che conoscete in questo senso. E poi rispetto alle problematiche in generale legate a questi tre elementi che io ho evidenziato, c'è un quarto elemento che non è di secondo piano, che è quello che abbiamo un blocco, perché poi io seguo, del turnover dei dipendenti. Questo è un elemento estremamente negativo per l'azione della nostra amministrazione, del nostro comune, perché noi in questo momento, negli ultimi tre anni, abbiamo provveduto solo a sostituire i dipendenti, quando siamo stati in grado di reperirli, perché poi non è anche semplice, no? Perché possono venire qui o in mobilità dalle province oppure in comando da qualche altro ambito. Quindi c'è questo problema che persiste e che non riusciamo a venire fuori, perché c'è un blocco che continua, che addirittura è stato proiettato fino al 2017, e quindi rispetto a quello che ci siamo prefissati c'è un rallentamento legato proprio a questo. Quest'anno concludiamo un progetto importante che però insomma ci ha avuto bisogno della massima attenzione e da parte dell'amministrazione, soprattutto di quasi tutti i settori, perché ha coinvolto tutti i settori, quello del Plus, che ha toccato tutti i settori, quindi dall'urbanistica ai lavori pubblici, ai servizi sociali, al settore della cultura e via di seguito, ed è stato per noi la prima volta un bel banco di prova, quello di andare a prendere dei finanziamenti europei e poi gestirli, perché il problema non è prenderli, il problema è poi essere in grado di gestirli, e quindi e abbiamo sicuramente avuto delle difficoltà, non solo operative, ma di altro tipo, però è stato un bel banco di prova e tra virgolette, ecco, diciamo, è finito, e questo ci permetterà dall'anno prossimo sicuramente di essere pronti in maniera, diciamo, più formata per i prossimi bandi europei e regionali sui finanziamenti. Capire meglio quali saranno i percorsi migliori per noi da seguire per i finanziamenti, ma soprattutto all'anno prossimo restituiamo più di qualche persona del comune a gestire le questioni correnti, perché ci abbiamo veramente avuto più di qualche dipendente concentrato giorno e notte su questa questione, perché sono vicende complesse che poi spesso sfuggono, ma la gestione e la rendicontazione di queste cose non sono state cose estremamente, estremamente semplici, quindi in attesa dei nuovi bandi, sicuramente da gennaio, rispetto ad alcune vicende, torneremo a essere un po' più attivi e più profondi rispetto ad alcune vicende amministrative. E quindi dicevo che in generale in tutti i settori abbiamo messo in piedi tutta una serie di azioni che rispetto al nostro programma sono estremamente in linea. Ci può essere qualcosa che è un po' più avanti, qualcosa che è un po' più indietro, però le elezioni che ci siamo dettate nell'ultima campagna elettorale, diciamo, le stiamo sviscerando anche con risultati diciamo buoni. Uno dei temi
principali al tema dell'ambiente, di quello che stiamo facendo, a livello sinergico, sulla differenziata, lo sapete che stiamo andando avanti, quindi i primi di gennaio toglieremo i cassonetti in un'altra zona, quindi inizierà la raccolta differenziata. Una delle tante cose che abbiamo voluto che ci servirà anche per analizzare tutte le azioni che stiamo mettendo in campo è quella dell'indagine sull'indagine epidemiologica che abbiamo presentato pochi giorni fa, legata anche alle analisi che stiamo facendo attraverso quel finanziamento europeo che abbiamo preso con le Smart City. Stiamo facendo un rilievo profondo della qualità dell'aria su postazioni fisse anche mobili, cioè pullman nostri, quindi l'anno prossimo io mi auguro che possiamo, saremo in grado di leggere un quadro estremamente più profondo rispetto a questo tema che è sentito non solo insomma, dai cittadini americani in generale e in Italia sulla qualità della cosa, sulla qualità della vita. Poi abbiamo tante altre cose, so che stiamo addirittura d'arrivo, una delle vicende è legato alla variante delle zone abusive che c'è stata approvata dalla regione, adesso c'è la seconda fase che è addirittura d'arrivo perché c'è la VAS che a breve la regione ci restituirà la soggettabilità VAS, che è uno degli altri elementi che utilizzeremo poi per approvare i piani attuativi. E il progetto del borgo che lo conoscete tutti, che è un tema attuale. Dicevo prima, alcune cose, alcune vicende di questo paese sicuramente in relazione anche al bilancio che ci abbiamo sono nelle nostre mani, saremo in grado di guidarle e di risolverle. Altre questioni sono molto più grandi di noi sotto l'aspetto, chiaramente io parlo non progettuale o gestionale, sotto l'aspetto economico, se non troviamo la soluzione attraverso la regione o attraverso altri fondi, sono questioni che nel tempo rimarranno risolte, nel senso che c'è l'esigenza rispetto al territorio esterno della città di un intervento straordinario da parte di qualcuno. Pensare, mette al regime urbanistico decente, minimo 20.000 abitanti, in questo momento non c'hanno niente, è un problema che siamo in grado di risolvere rispetto al nostro bilancio, rispetto al problema del patto di stabilità che dobbiamo rispettare come comune di seguito. Quindi è un problema grande e quindi noi quello che ci attendiamo in questi anni, visto che comunque più di qualcuno ci riferisce che gli indicatori di questa nazione stanno in inversione di rotta, visto che la regione quest'anno dovrebbe uscire dal commissariamento della sanità, noi ci aspettiamo che dall'anno prossimo questi indicatori che hanno un'inversione di rotta possano dare delle risposte importanti ai nostri territori. Rispetto a questa vicenda, stamattina ne parlavamo pure, una delle questioni che ancora non va bene, perché questo lo dobbiamo rilevare, è la questione della sanità in generale. C'è un problema ancora legato alla gestione corrente, che forse è quello che impatta più di tutti nei confronti dei nostri cittadini che usufruiscono del servizio. Va bene la casa della salute, siamo contenti, quindi arriveremo a mettere in piedi questa struttura e via di seguito, però c'è la gestione corrente che ci preoccupa. Abbiamo quasi la sensazione che tutta l'azione, tutti gli sforzi del governo regionale sia concentrato tutto su Roma. C'è qualche problema, c'è un problema l'altro giorno che ho fatto rilevare sulle vaccinazioni, c'è qualche problema sulla gestione delle analisi delle analisi del sangue quotidiano, c'è qualche problema su qualche struttura, quindi c'è qualcosa che non quadra
e soprattutto c'è un problema legato al personale che ancora, nonostante nell'approvazione che abbiamo fatto come conferenza dei sindaci dell'atto aziendale, quello che approviamo tutti gli anni, dove tutta una serie di richieste nostre sono state recepite, di fatto ancora non vediamo la luce, nel senso c'era il problema del cardiologo, tutta una serie, l'ecografo, di tutta una serie di questioni, di azioni che abbiamo fatto all'interno di questa vicenda. Poi ci sono gli altri settori, non ci rispondiamo, c'è il settore legato in generale alle nostre scuole, per dirla in parole povere, quindi siamo estremamente soddisfatti di quello che stiamo facendo, sia sotto l'aspetto degli interventi che facciamo quotidianamente e non solo della riqualificazione e della ristrutturazione. Abbiamo fatto, io do qui una nota dell'assessorato, tantissimi interventi e diciamo che rispetto alle scuole siamo anche molto veloci, nel senso che 20 giorni fa abbiamo avuto un problema a Campo di Carne e mi dicono che già l'abbiamo risolto, abbiamo rifatto il tetto, quindi siamo molto attenti, riusciamo a essere anche molto veloci rispetto alle problematiche di manutenzione diciamo più piccole. Adesso quest'anno faremo degli interventi che abbiamo programmato sulla panottica Ribaldi, sempre se non ci sposta il finanziamento dello Stato, perché spesso e volentieri ci hanno spostato anche questo, ma siamo soprattutto soddisfatti per il rapporto sinergico che abbiamo messo in piedi con i presidi, l'istituzione delle varie nuove aule che abbiamo messo in piedi e del rapporto che quindi soprattutto a livello di collaborativo con le varie attività che facciamo con loro, perché questo è uno degli aspetti secondo me più importanti, dare gli indirizzi, quegli indirizzi anche come amministrazione diciamo più corretti possibili, più qualificanti possibili ai nostri ragazzi, quindi attraverso i progetti, attraverso quello che anche se non è una cosa deputata a noi, ma ai presidi, alla scuola, però questo ci fa piacere perché è ricevuto bene dai ragazzi, soprattutto dai dirigenti scolastici, questo rapporto viscerale che abbiamo messo in piedi. E non ultimo, nel settore delle attività produttive, dove stiamo cercando di mettere in ordine tante cose. Di qualche anni fa non c'era praticamente nulla rispetto a questo settore, anche legato alle attività ludiche. Sta avendo un buon risultato il progetto che abbiamo messo in piedi, quello di Aprile Lazio, a livello di adesione, e soprattutto quello che è noto, poi magari se c'è l'esigenza, c'è un rapporto estremamente sinergico da parte delle nostre aziende che va di là. Ho visto che veramente abbiamo creato anche dei gruppi d'amicizia che vanno al di là del tutti i giorni, no, gestire la questione della propria attività, del mercato, del mercatino e quanto altro. Quindi questo ci fa piacere ed è uno dei settori dove siamo estremamente concentrati e tra l'altro io dico che siamo anche protagonisti, nel senso che siamo sempre quasi primi a mettere in piedi le proposte con gli altri enti, con le altre aziende, con i privati, quindi c'è questo rapporto sinergico al di là delle piccole cose. In questi 5 anni, e chiudo, quello che abbiamo cercato di fare, di rendere estremamente protagonista non la nostra amministrazione, questo territorio in generale. Ci siamo proposti sempre e comunque rispetto a determinate questioni e abbiamo cercato di fare politica, come si suol dire, no? Parlo del nuovo atto sul TPM, sul rapporto
pubblico, quello dei rifiuti, su tutta una serie di cose, questo mi fa piacere, siamo stati sempre noi a sollecitare che questo territorio, quando parlo di questo territorio, non parlo solo di Aprilia, parlo di un territorio molto più grande che va dal Lucio fino al mare, per andare su qui ai monti, ai nostri monti, come li chiamo io, Cori, Roccamasi, siamo stati sempre fortemente concentrati, soprattutto nei rapporti con i nostri colleghi sindaci, con anche i nostri colleghi assessori, a proporre varie iniziative. Perché secondo noi vediamo, questo è un aspetto estremamente importante, legato da, se non riusciamo a legare le vicende di alcuni temi a un territorio più grande, la riuscita di queste vicende sarebbe minima, legata solo a te stessi. Oggi dobbiamo ragionare per comparti più grandi. Io questa nuova formazione, questi rapporti che abbiamo messo in piedi con gli altri sindaci più disparati, insomma, poi i sindaci di centro-terra, io la chiamo la provincia di mezzo sempre, quando ci vediamo, no? Questa provincia di mezzo che sta cercando di governare i propri soldi rispetto al turismo, all'agricoltura, alla gestione dei rifiuti, del DPL. Purtroppo non sempre siamo seguiti, qualche volta a macchia di leopardo qualche amministrazione c'è sfuggita, e questo ce ne dispiace, perché riteniamo che veramente qui c'è un territorio estremamente importante, e l'unione di questo territorio, quindi di questi 6-7 comuni, potrebbe essere una forza sotto tutti i punti di vista, non solo politica, quindi nei rapporti con i governi superiori, ma anche una forza per le nostre realtà, parlo in generale delle realtà produttive, turistico, ricettivo, e però nonostante qualche piccola defaianza a destra o a sinistra, diciamo che siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, diciamo, ecco, in generale. L'altro poi non se ne, come comune, un po' capofila di queste vicende, anche se poi magari qualche sindaco si risente su queste cose, però quello che dobbiamo dire, perché poi su tutte queste questioni siamo stati sempre i primi a proporci, quindi questo sicuramente ci fa piacere, perché ho degli assessori attenti rispetto anche a un tema di questo, a temi di questo tipo, temi sovracomunali, cioè, e non solo della gestione del nostro territorio. Io mi fermo qui perché ne ho toccate tante di cose, poi se vogliamo entriamo nelle vicende più, diciamo, specifiche o minuziose.